in questi anni, specialmente 10 anni, quando si è a capire che avevamo una posizione strategica e che sono per noi, e che quindi bisognava non solo rimettere in moto una città dormiente, ma dovevamo sfruttare tutte le potenzialità di questa città. Un nostro sindaco, un amato sindaco che non c'è più, che è Giancarlo Bozzetto, diceva che noi abbiamo terra, acqua e mare. E noi abbiamo, e cielo, scusate, noi abbiamo lavorato sul cielo, quindi sulla nostra più grande infrastruttura, che abbiamo fatto in modo e in maniera che ci fosse coesione sul territorio e sull'aeroporto di Leonardo da Vinci, perché una buona coesione significa intervenire sull'economia sociale di questa città. E poi il mare, abbiamo lavorato molto sulla blue economy, noi abbiamo 24 km di costa e abbiamo un'economia vivace, un'economia che esprime delle potenzialità anche a livello di numeri. E poi abbiamo la terra, siamo uno dei comuni più agricoli e quindi anche lì abbiamo spinto affinché si facesse della nuova agricoltura, che facessero delle variazioni di ramo d'azienda per essere al passo con i tempi che noi viviamo. Ed è questa la differenza tra il nostro candidato sindaco e il loro. Ezio è un giovane, la moglie del sindaco Bozzetto. Ezio è giovane d'età, però Ezio è un ragazzo che in questi 10 anni ha imparato a gestire e a guidare la macchina amministrativa. Come lo sa fare Ezio? Non lo sa fare nessuno. Nessuno dei sindaci che ci sono stati, lo dice anche Sterino, conosce la macchina amministrativa meglio di Ezio. E questa è una garanzia, perché chissà come si amministra, non si manderà mai a sbattere. E poi, e concludo veramente, avrei voluto dire tante cose, ma a me mi ascoltano dalla vita, sono pure stanchi. Lascerò la parola ad Ezio, a te. La differenza tra noi e loro, sapete qual è? È che Ezio non ha una visione che guarda al passato. Ezio ha una visione che guarda soltanto davanti. Ha imparato a fare politica nell'era in cui viviamo, nel tempo in cui viviamo, stando sicuramente sugli argomenti e sui problemi di una città come la nostra, ma con una visione del momento che viviamo, del tempo che viviamo. E quindi noi abbiamo una visione del futuro che è quella che ci chiamano a dover interpretare il momento particolare, quindi un futuro che parla di ecologia, di innovazione, di tecnologia, di attuazione. E se non lo facciamo noi qui, che siamo la porta del mondo, perché da qui si parte e si arriva, nessun altro lo può fare. Ezio. Grazie Michela, grazie a tutti voi per essere qui. Io dico una cosa che è la più bella. Noi in questi anni, la dico ad Elli, perché noi abbiamo in questi anni costruito non solo una persona che è chiamata adesso a questa sfida, ma la cosa più bella, che forse dovrebbe essere da esempio per tanti, soprattutto per la nostra comunità, è quello di costruire un gruppo di classe dirigente che mai come in questi anni si è potuto formare sul cambiamento vero di una comunità. Questa è una città che fino a 10 anni fa aveva 15.000 abitanti di meno, fino a 30 anni fa era un pezzo di Roma che ha deciso di staccarsi, ma perché sentiva la maturità per poterlo fare e sentiva in questo senso la possibilità di vedere un'opportunità in questo, con tutte le criticità. Voi pensate che vuol dire staccarsi dalla capitale d'Italia? E noi in questi anni siamo diventati veramente città, una città di 85.000 abitanti con tutte le sue criticità, ma una città che in questi anni, e lo sanno chi ha alla mia età, alla nostra età, non era viva come la vediamo oggi, non era quella di oggi, perché la nostra non era quella città che oggi vede passeggiare in una giornata infrasettimanale. Questa è una città di mare dove però
anche d'estate le luci si spengevano. E quando noi pensiamo a chi sta dall'altra parte, a noi deve venire in mente che si vuole riproporre non solo le stesse persone che si ripropongono da 30-40 anni, ma proprio quell'approccio, quel tipo di città in cui tutto si deve spengere perché in questa oscurità le cose che si muovono sono altre. Noi vogliamo una città, e l'abbiamo sempre fatto in questi anni, che combatta per dare opportunità a chi ne ha più bisogno, perché una città che cresce, una città che non deve solo vivere dell'aeroporto, ma di tutte le ricchezze che ha, dal patrimonio della terra, noi abbiamo le più grandi aziende agricole della regione Lazio, al patrimonio ittico, all'aeroporto che ha un valore, alle strutture e alle imprese balneari e alla ristorazione. Questo è un territorio che ha saputo esprimere le migliori qualità di questa regione e anche a livello nazionale. Io ci tengo a dire una cosa, questo è il territorio, ed Esterino è uno dei testimoni perché lì ha iniziato il suo percorso, dove è stato firmato il primo contratto in cui veniva parificato il costo del lavoro, veniva parificato lo stipendio per le donne uguale a quello degli uomini, e questo non può non essere un valore che questa città esprime. Pensare a una cosa del genere 60 anni fa, quando una donna veniva pagata meno in agricoltura rispetto a quello che era la paga di un uomo, e questo è avvenuto nella nostra città. E pensare a quello che è l'aeroporto, noi abbiamo proposto una cosa, perché l'aeroporto, da fabbrica dei sogni dove tutti volevano andare, è la più grande fabbrica del centro Italia, ci lavorano tra diretti e indotto 40.000 persone, è diventata purtroppo un luogo dove la precarietà la fa sempre più da padrone. E questo è un problema non di Fiumicino, ma è un problema generale. E noi abbiamo fatto una proposta, tra le tante proposte di queste settimane e questi mesi. Noi vogliamo dare la possibilità alle imprese che vogliono assumere a tempo indeterminato, giovani, meno giovani, chi ne ha bisogno, alle imprese che sul nostro territorio vogliono investire, vogliono assumere a tempo indeterminato, con una quota dell'unica risorsa che ci deriva dall'aeroporto, noi vogliamo fare in modo che questa possa essere utilizzata dalle imprese con un bonus che diamo per creare lavoro sano e buono nella nostra città. Perché questo deve essere il compito poi di un'amministrazione che si deve occupare dalle strade, al tagliare l'erba, ma soprattutto quello di dare opportunità e far crescere un territorio, dare luoghi per crescere a questo territorio. Noi siamo un esempio, grazie al lavoro di questi anni, anche rispetto a un tema e un dibattito nazionale che si fa sempre più impellente, quello del PNRR. Noi siamo riusciti a centrare decine di milioni di euro in obiettivi concreti che riguardano spazi di socialità, con asili. Noi siamo arrivati qui che avevamo 1.000 posti in lista d'attesa, e noi invece con l'ultimo asilo che andremo a realizzare grazie al PNRR riusciremo ad abbattere le liste d'attesa. Noi siamo arrivati ad avere asili che hanno dei posti in più, come nella tua Emilia Romagna, in questo senso, addirittura dei posti in più rispetto a quello che vengono dati. Infrastrutture dello sport, dal palazzetto al Cedorelli, a un polo natatorio che 40.000 persone non avevano mai avuto, e tante altre cose, dalla sanità ad altri progetti che noi siamo riusciti a raccogliere, a cogliere e a centrare, in un contesto in cui sentiamo quello che avviene. Noi abbiamo fatto i progetti, abbiamo fatto le gare e abbiamo fatto in modo che questi potessero diventare, diventeranno luoghi per far incontrare le nostre comunità, perché noi, chi vive e a chi dice spesso e volentieri «Ah, voi non vivete la periferia», noi siamo una città che ha la sua identità, ma che vive dell'essere intorno e vicino alla capitale d'Italia. E noi sappiamo cosa vuol dire crescere esponenzialmente, ma allo stesso tempo non dobbiamo perdere una cosa che ci ha caratterizzato sempre qui a Fiumicino, che è sempre stato l'elemento per cui poi alla fine da Roma ci siamo staccati, perché noi abbiamo sempre mantenuto un livello umano di comunità che è quello per cui dobbiamo continuare a combattere. E dobbiamo continuare a combattere, perché non è facile in una società sempre più sfilacciata, sempre più slegata dai rapporti umani. Invece questo fa la differenza. La differenza la fa un luogo che dà opportunità, la differenza la fa un luogo che dà valore a chi decide di venire qui, ma la differenza la fanno le persone. Noi abbiamo costruito una città che possa dare quei servizi a tutti noi persone,
che ci facciano non solo essere felice chi vive qui, perché si sta al mare e si sta al sole tutto l'anno, lo vede, lo si vede sulla mia faccia in questo senso, ma perché è un luogo in cui si vive bene. E dico questo perché è anche un po' stucchevole, colgo qui l'occasione per farlo, che in questi giorni, chiaramente, come è solito di una certa parte, della più becera parte, chiaramente si riaccende il fuoco della sicurezza, volendo presentare questa città come una città in cui l'insicurezza la fa da padrone, rapimenti di cui non ci sono chiarimenti, Bronx da un lato all'altro. Io questa è una cosa che è una musica sentita e risentita con la giusta attenzione, ma io chiedo una cosa a chi governa il paese e che qui fa la chiacchiera e sfrutta i momenti anche più critici. La città metropolitana di Roma, Roma Capitale, Fiumicino, non ha un prefetto da settimane, e questa non è una priorità, e poi diventa la priorità se ci sono degli eventi che determinano dei problemi e non si pone l'attenzione a quello che è il reale problema. L'aumento delle forze dell'ordine, che è un tema tanto, diciamo così, dichiarato dalle destre, e che invece è un tema importante per chi ha più bisogno, noi l'abbiamo praticato, perché in tempi difficili noi abbiamo aumentato quella che è la presenza della nostra polizia locale di 20-30 unità, del 20-30%, ed è una cosa fondamentale, perché questo riesce a dare le risposte alle persone, e questo è quello che dovrebbe fare anche lo Stato, e questo dovrebbe fare chi parla di sicurezza ma non la pratica. E questo lo diciamo perché noi vogliamo vivere in una città e continuare a vivere in una città che sia il miglior luogo in cui crescere. Tanti ci sono arrivati qui. Questa è una città, questo è un luogo anche simbolico. Qua c'era una torre che dà il nome a questa via, che non c'è più, ma che ne ha fatto sempre il centro di questa parte della nostra città. Questo è un luogo dove fino a 100 anni fa abitavano forse un migliaio di persone, poco più di qualche migliaio di persone. E invece oggi è una delle realtà più importanti del nostro paese. Lo è e lo continuerà a essere, e lo dovrà continuare ad essere, perché tutti noi abbiamo sempre saputo tenere in piedi lo sviluppo alla tutela di quella che è la nostra qualità della vita. Noi abbiamo la più grande infrastruttura del trasporto d'Italia, e questa deve continuare a crescere, ma deve continuare a farlo non come ha detto qualcuno che ci ha detto che noi siamo quelli dei no. Noi non abbiamo mai detto dei no ingiustificati, abbiamo detto tanti sì condizionati, perché le cose si possono fare, ma si possono fare a condizione che non determinano un cambiamento in negativo, si può anche cambiare in negativo, noi vogliamo cambiare in meglio, e quindi abbiamo saputo e sapremo sempre far coincidere la tutela del nostro territorio e della nostra qualità della vita con lo sviluppo. Noi lo sappiamo fare, altri sanno far coincidere lo sviluppo con i propri interessi, e questo è quello che dobbiamo impedire, perché il ritorno è questo, perché, e la chiudo qui, e dobbiamo continuare a dirlo a chi in queste settimane getta pratiche novecentesche di cambi di casacca, di compravendite, di chi non vuole il confronto. Lo dico anche qui, l'ennesimo confronto che è stato rifiutato dal candidato principale che compete contro di noi. Si rifiuta di fare confronti pubblici in piazza, in televisione, non lo vuole fare. Questa è una strategia abbastanza, come dire, sgamata ormai, ma che sappiamo che c'è la più grande paura che loro hanno, quello di parlare di cosa vogliono per questa città. Noi lo sappiamo, noi l'abbiamo costruito insieme alle nostre comunità, e noi soprattutto lo faremo. Lo dicevo quando Ellie è arrivata qui, non è mai stato facile, quando tocca a noi non è mai facile, quando tocca agli altri è sempre un po' più facile, ma noi come ce l'abbiamo fatta in tempi difficilissimi, dai tempi di Giancarlo ai tempi di Esterino, noi ce la faremo anche questa volta, e sapremo fare di questa città un traino per la nostra capitale, come è sempre stato, e soprattutto un esempio, perché noi in questo senso siamo stati sempre avanguardia in questi 10 anni, e non dobbiamo non solo tornare indietro, ma soprattutto dobbiamo andare avanti, perché il futuro è tutto nostro ed è la parte migliore di questa città,
che non è qui, non è tutta qui questa sera, ma che sicuramente qui trova una sua larga rappresentanza. Domani lo farà con l'apertura della nostra campagna elettorale a Piazza Grassi, perché noi abbiamo sempre scelto e lo continueremo a fare di stare in piazza. Non ci chiudiamo in luoghi chiusi dove ci si inventa che ci sono 1000, 2000, non si sa quante persone, poi diciamo anche oltre gli ordini della fisica. Però noi non abbiamo paura di stare in mezzo alle piazze che noi camminiamo giorno per giorno e non che declamiamo solo a voce. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi. E io va bene, adesso tocca a lei. Belli, ti consegno il microfono e mi leggo un pochino all'ultimo, l'ultima cosa che ha detto Ezio. Ma sai qual è stata anche la differenza tra noi e loro e quale continuerà a essere? Come hai sentito dire qualche settimana fa, il nostro modo di essere è terragno. Noi siamo cresciuti così. Siamo sempre per strada, non solo in campagna elettorale, quando non amministriamo, ma soprattutto quando amministriamo. La nostra segretaria. Buonasera. Ah, lasciamo continuare Cesare. Ciao a tutte, ciao a tutti, grazie, grazie di questa meravigliosa partecipazione. Mi scalda molto, mi colpisce molto, ma non mi stupisce, devo dire, perché so che qui c'è stata la cura di una comunità in questi anni, portata avanti naturalmente da Esterino, ma anche da Ezio, dal resto dell'amministrazione. Io sono molto felice di essere qui a sostenerti, Ezio, perché conosco la fatica di amministrare un territorio soprattutto in anni difficili come quelli che la nostra comunità ha vissuto durante la pandemia. Pensateci, è una pandemia che ha sfidato frontalmente la socialità, l'incontro, ha prodotto un aumento delle diseguaglianze e delle distanze tra le persone. Guardate, le diseguaglianze sociali sono aumentate quelle territoriali, sono aumentate quelle di genere, sono aumentate anche quelle tra le generazioni. E allora lo sforzo e la capacità amministrativa che porti con te in questa bella sfida per il futuro di Fiumicino è proprio quella di partire dall'ascolto. Ecco, l'ascolto e la capacità di capire che alle persone servono risposte che siano commisurate ai loro bisogni. Diciamoci la verità, qual è un'altra differenza, Michela, tra noi e loro? Beh, una differenza molto semplice, che noi pensiamo che dare a tutte e tutti la stessa cosa non riduca le diseguaglianze. Noi pensiamo che serva dare risposte proporzionate ai bisogni. Vuol dire mettere al centro le cose di cui ci ha parlato Ezio, che sono, primo, il lavoro di qualità. Basta col lavoro povero e precario in questo paese, perché ci sta impedendo di costruirci un futuro dignitoso. Guardo a quella paura di futuro che colpisce soprattutto le nuove generazioni, quelle più giovani della nostra, quelle che purtroppo stanno interiorizzando una situazione di precarietà. E noi a questo ci vogliamo ribellare, e quello che può fare un'amministrazione che abbia questa attenzione è tanto da questo punto di vista, e fa tutta la differenza. Lo dico perché sappiamo che in queste ore, forse l'avete letto, il governo ha fatto una gigantesca figura di cacca, perché voglio dire, ha fatto una figura di incapacità, e di non prontezza a proposito di chi era pronto, perché hanno portato al Parlamento, senza evidentemente avere la certezza di avere i numeri, un documento importante come il DEF con lo scostamento di bilancio, che riguarda le famiglie, che riguarda le imprese, e sono mancati numeri alla maggioranza, che è il segno o di una
veramente imbarazzante sciatteria, oppure delle divisioni che già segnano questo governo. Ecco, a proposito di essere pronti, le persone, le famiglie, le imprese, il lavoro chiedono risposte oggi, adesso, subito. Stiamo già incontrando tutte le parti sociali per concentrarci su quello che può servire da questo punto di vista per trovare un passo diverso per accompagnare i nostri territori. Fiumicino ha fatto una scelta coraggiosa. Ha fatto la scelta che avete ricordato prima, ha fatto una scelta anche identitaria. E come pensiamo oggi di poter accompagnare le imprese, specialmente quelle piccole e medie, ad affrontare un mondo che cambia così in fretta? La transizione digitale, la conversione ecologica, sono processi che vanno guidati. E una buona amministrazione sa che vanno guidati rimettendo al centro una parola che deve essere un faro per noi del Partito Democratico, che è la redistribuzione delle opportunità, delle ricchezze, dei saperi e anche del tempo, perché il tempo fa parte della qualità della vita e voi lo sapete così bene qui, lo sapete perché... Quando si parla di asili nido, un'altra cosa su cui un'amministrazione di qualità può fare la differenza, non si parla soltanto di garantire opportunità a tutte le bambine e i bambini di cominciare da subito un percorso educativo che quindi sia più solido, lo dimostrano gli studi, prima inizia meglio è, ma è anche un modo per permettere alle famiglie di organizzarsi e di conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro. E lo vogliamo dire che in una società patriarcale come la nostra vuol dire anche liberare il tempo delle donne su cui grava in maniera sproporzionata il carico di cura all'interno delle famiglie. Lo dico perché non si può non vedere il nesso tra la crisi della natalità e la precarietà che colpisce soprattutto donne e soprattutto giovani in questo paese. E non si può non vedere il nesso, anche lì, tra la questione della natalità e la necessità di investire maggiormente nei servizi. Lo vogliamo dire a questa destra, che anche oggi si candida qui, che il welfare non è un costo ma è un investimento sul futuro della nostra comunità. Che senza di esso non c'è un'economia che può fiorire, non c'è una possibilità di sviluppo che guardi avanti da questo punto di vista. Sviluppo sì, perché a questo guardiamo, ma cercando anche di recuperare un equilibrio col nostro pianeta, perché qualcosa si è spezzato, perché ce lo ricordano le nuove generazioni che scendono in piazza e perché c'è un tema profondo da questo punto di vista, il nostro legame con la nostra terra, un'altra parola importante che avete messo al centro, terra. L'agricoltura ha bisogno anche essa di essere accompagnata, pensate agli eventi climatici estremi che colpiscono così duramente quel settore, ha bisogno di investimenti, di visione, di risorse, ecco una visione del futuro che tenga insieme la cura delle nostre comunità, che vuol dire sapere che oggi siamo una popolazione che invecchia e sempre più persone anziane vivono da sole, non possiamo lasciarle da sole, vuol dire avere la consapevolezza che serve la cura di un'amministrazione che usa anche le nuove tecnologie per metterle a servizio delle persone più anziane, per riuscire in qualche modo a dare nuovi strumenti a operatrici e operatori sociali per accompagnare le persone non autosufficienti, perché anche lì, guardate, fa la qualità della vita, fa tutta la differenza del mondo, così come sugli asili. E ne voglio dire un'altra, sull'attenzione alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che è fondamentale. Hanno vissuto fatiche ancora maggiori durante la pandemia, non dimentichiamoci le ferite da cui veniamo. Quindi lavoro, welfare, la scuola, ci sono alcune parole che questo governo non dice mai, fateci caso. La precarietà è una parola che non dicono mai e nel decreto che si vorrebbero portare il 1° maggio, pensate alla festa del lavoro, vogliono aumentare la precarietà aumentando il ricorso ai contratti a termine. Noi al contrario pensiamo che dovremmo limitare i contratti a termine, perché se hai un contratto di 3 mesi e non sai se c'è il lavoro il giorno dopo, è inutile che ci stupiamo se poi i giovani fanno più fatica ad uscire di casa. Se non vediamo che i salari in Italia sono così bassi ed è l'unico paese d'Europa in cui in questi ultimi decenni sono diminuiti anziché aumentare, non ci rendiamo conto di quella paura di futuro. E invece è lì che la consapevolezza, l'attenzione all'ascolto, la capacità amministrativa che Ezio ha dimostrato in questa comunità in questi anni è esattamente ciò che può fare la differenza, sapendo che non la facciamo da soli, ma la facciamo con una squadra intorno. E io voglio salutare e ringraziare tutte le candidate e i candidati, non solo del Partito Democratico, ma naturalmente anche delle altre liste che appoggiano Ezio in questa bella sfida per il futuro. Fate,
c'è una cosa che la storia del nostro paese ci insegna, e io penso alla vostra comunità, ma penso anche a quella dove ho passato io gli ultimi 20 anni di vita, l'hai richiamata prima, Bologna, no? Cosa ci insegna? Ci insegna che, lo dico agli appassionati di sicurezza, che la società più sicura è quella più inclusiva, è quella che non lascia indietro nessuno, è quella che non marginalizza, è quella che sta accanto alle famiglie in difficoltà, è quella che non ha un tabù ma investe sulla salute mentale, a partire dalla salute mentale delle giovani e dei giovani di questo paese, che stanno lanciando un grido d'allarme e che hanno bisogno di percorsi di sostegno e di presa in carico. È quella che è consapevole che non si è mai fatta inclusione sociale negando i diritti fondamentali alle persone, che ha già capito che, così come tante persone hanno scelto Fiumicino come loro casa, tante persone hanno scelto l'Italia come loro casa, e qualcuno qui c'è nato, è cresciuto, nessuno gli può togliere il diritto di sentirsi italiana o italiano e di sentirsi a casa propria, perché questa è anche la loro comunità. Sarebbe ora di mettere mano anche alla legge sulla cittadinanza. Ma tornando su di noi, io credo questo, credo che abbiamo la possibilità insieme ad Ezio di scrivere una pagina di futuro che continua ad ascoltare con l'orecchio ben piantato a terra quali sono i bisogni della comunità e continuerà a essere disponibile a costruire risposte sempre nuove, senza sprecare occasioni. Siamo preoccupati dal fatto che davanti a un'occasione irripetibile per l'Italia, come quella degli investimenti del PNRR, questo acronimo freddo, non riesce a rappresentare quello che ci sta dietro. Dietro, ad esempio, c'è la questione degli asili nido che prima richiamavi. Oh, ma sapete che l'altro giorno abbiamo sentito di mettere a rischio anche quegli investimenti, così come quelli sulle case della comunità. Che cosa sono le case della comunità? Sono la sanità del futuro. Lo voglio dire con nettezza anche da qui, quando vi chiederanno chi siamo. Siamo quelli che non accettano l'idea di altri tagli e privatizzazioni del sistema sanitario pubblico, nazionale e universalistico. Perché è troppo facile non mettere le risorse, stare muti e non vedere che questo si sta già traducendo in tagli ai servizi alle persone. Perché non bisogna fare nulla, basta stare fermi. E poi invece avanza il privato a discapito della cura delle persone più fragili. Perché tornando all'inizio, noi siamo quelli lì che in fondo pensano che abbia un senso profondo, un'altra parola, diciamo, che sta nella Costituzione, che è quella della progressività fiscale, che è giusto che per dare una mano a chi sta peggio dia una mano soprattutto chi ha di più, e quindi chi guadagna di più è giusto che contribuisca in proporzione maggiore. Altro che quello che sentiamo a proposito, ad esempio, di flat tax, perché nell'illusione che colpisce tante persone che oggi fanno fatica, nel racconto delle destre, c'è l'idea che se io abbasso le tasse a tutti e quindi anche ai ricchi, non ne risentirò in termini di minori servizi per i poveri. E invece abbiamo imparato che è il contrario, che vuol dire tagliare proprio a quell'Italia che fa più fatica, che è quella delle persone che si sono impoverite in questi anni, che è quella di chi il lavoro non lo trova o di chi il lavoro lo perde a 50 anni magari con una famiglia a carico e ha bisogno di essere accompagnato dalle nostre amministrazioni a ritrovarlo, a riprofessionalizzarsi, a puntare sulle competenze che lo tengano oggi nel nostro mondo. Ecco, è lì che noi vogliamo stare, dalla parte di quell'Italia che fa più fatica e che oggi ha bisogno del sostegno di nuovo anche qui, per continuare a scommettere sull'orgoglio di questa comunità, che in tante situazioni di difficoltà, anche in questi anni, grazie al lavoro di Esterino, si è saputo rialzare e guardare avanti. Ecco, noi siamo questi qui, questi che sperano e non hanno smesso di avere speranza in un futuro migliore. E fatemi dire, visto che sono passati proprio pochi giorni, che c'è un altro grande valore che magari ci distingue da altri, che è quello che noi siamo sempre fieri, siamo a 2 giorni dal 25 aprile, di dire un'altra parola che non sentiamo dire molto spesso dall'altra parte, che è che siamo antifasciste e antifascisti, e c'è tanto bisogno di rimarcarlo, e c'è bisogno di rimarcarlo perché quello era invece un modello di società che vuole schiacciare i diritti e le libertà delle persone. Non dimentichiamocelo mai, perché la scommessa anche qui è quella di tenere insieme il lavoro, lo sviluppo, l'equilibrio con il pianeta, la sanità pubblica, la scuola pubblica come prima grande leva di emancipazione sociale. Sono cose semplici, sono valori dal sapore antico, ma che oggi hanno bisogno della freschezza, della competenza e della preparazione di Ezio per guardare al futuro anche qui a Fiumicino. Grazie a tutte e grazie a tutti della vostra presenza. Siamo nelle vostre mani, se tutti e tutte voi avete in testa 20, 30, 40 persone da contattare in questi giorni, fatelo, perché ne abbiamo bisogno per dare una mano a Ezio. Grazie.
grazie a tutti, io